Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Alexia e oggi volevo portarvi un argomento sul quale mi sono fermata veramente tanto a riflettere di recente, ovvero il fatto che, ma immagino che sia successo un po' anche a voi, di avere un attore, un cantante, un personaggio pubblico o anche non troppo pubblico, magari l'autore di un libro che vi ha affascinato o non lo so, un doppiatore che vi colpisce particolarmente, quindi qualcuno che di solito è dietro lo schermo, insomma non è che compaia, di cui però ammirate particolarmente il lavoro e che, avendo ognuno di noi ultimamente un profilo sui social, andate a cercarli e iniziate anche a seguire i loro social. Nel farlo mi sono però resa conto di come questi personaggi li avevo magari un po' idealizzati, di come quello che vanno a postare sia diverso da quello che mi ha affascinata del loro lavoro e di come quasi lo abbia rovinato. Cioè, sono rimasta veramente delusa da alcune uscite di questi personaggi che diventano personaggi pubblici, e questo può far riflettere su due cose: prima di tutto su quello che è la nostra professionalità, che era una cosa su cui mi ero già soffermata a riflettere, cioè la differenza tra quello che facciamo in ambito lavorativo e quello che facciamo all'esterno, e di come tante volte quello che facciamo all'esterno non passa ai nostri colleghi di lavoro, non passa alle persone con cui lavoriamo, e per cui ci può essere uno scontro tra io percepita in ambiente lavorativo e io percepita fuori, che fa sì che magari alla gente quello che faccio fuori non piace e porta anche a giudicare come non professionale appunto il fatto di metterlo in mostra, di farlo conoscere, che non è necessariamente un metterlo in mostra, e quindi uno scollamento tra le nostre personalità, che è assolutamente normale, che di norma succede, però che il fatto di averlo registrato, di averlo pubblicato, fa sì che si scontrino un po' queste due diverse personalità, che non sono neanche diverse personalità, forse sono due facce della stessa persona, alle quali però non siamo abituati, perché siamo abituati a conoscerne una sola, che è quella che la persona decide di presentarci nel momento in cui è con noi. E tornando al mio discorso e alla mia riflessione su invece i doppiatori e i personaggi famosi, mi sono resa conto che quello che emerge dai loro social non mi piace, che queste persone che avevo idealizzato forse come più professionali, come o meglio di cui ammiravo il lavoro, per cui le concepivo anche come persone serie, non sono poi così serie come me le immaginavo, che hanno interessi dai quali mi trovo a discostare, che hanno idee dalle quali mi trovo a discostarmi e che non potevo concepire neanche nel vedere le loro opere, perché è semplicemente il frutto di un lavoro creativo però limitato a un determinato ambito, che poi andando a conoscere appunto la persona su diversi ambiti fa sì che ci rendiamo conto, almeno io mi sono resa conto, che non sono persone che mi piacciono, che non sono persone che voglio seguire, che magari quella persona che sembrava così sincera ed estroversa ha una serie di atteggiamenti che me la fanno recepire come molto rigida, molto pretenziosa addirittura, e quindi è una cosa che comincia a non piacermi più. Sento magari quella snobberia che mi porta ad allontanarmi, cioè sento quel "io sono la persona famosa, voi seguitemi qualunque cosa faccio", e che quel qualunque cosa faccio non è poi di tutto questo livello, perché la cosa che mi aveva colpita di questa persona, adesso non facciamo nomi, sto cercando di farmi un ragionamento in base a quello che ho visto e quello che voglio dire, senza però rivelare il nome della persona a cui mi sto riferendo né alla sua professionalità e per quello che mi sto intortolando, però appunto questa persona riusciva a fare quel determinato lavoro perché c'erano una serie di altre persone che facevano sì che si ottenesse quel determinato risultato, dove il suo lavoro era una parte di questo risultato, e nel vedere invece quello che produce in prima persona mi viene da allontanarmi da lei come personaggio, perché non si può, credo, parlare di persona, perché lì ci sarebbe bisogno di una conoscenza maggiore, di un approfondimento maggiore di quello che c'è dietro anche quello che decide di presentare sui social. Questo potrebbe essere anche un discorso successivo, però come appunto
cadano un po' questi personaggi, e forse la riflessione potrebbe essere sul ha senso e fino a quando ha senso presentare le proprie idee al pubblico, soprattutto nel momento in cui si è un personaggio pubblico, che fa sì che appunto se sono buttate fuori da noi, quindi se non sono studiate da un team, se non sono mediate anche da un team che fa questo di professione, quindi è in grado di dirti questo forse non è il caso di pubblicarlo perché può essere interpretato male, arrivano delle cose che ti fanno cadere le braccia a te, persona che segui il determinato personaggio, e rovina anche un po' la sua immagine pubblica, soprattutto nel momento in cui queste persone giocano e lavorano con l'immagine pubblica, ma allo stesso tempo come non possa succedere la stessa cosa anche con noi, cioè come magari il presentare una determinata cosa, io devo dire sono stata fortunata perché tutte le persone che mi conoscono e che hanno scoperto il mio canale, tanti mi hanno detto guarda sei assolutamente identica che fuori, cosa che mi fa molto piacere perché mi piace riuscire a presentare quello che sono senza dovermi costruire tante immagini, e più che altro per me, cioè per il fatto di non sentire il bisogno di costruirmi qualcosa intorno. In generale, come dico, ricevuto sono tutti positivi o disinteressati, cioè della serie l'ho scoperto, che non è che mi entusiasmasse particolarmente, non è che mi entusiasmassi particolarmente neanche prima, per cui continuiamo così, ecco. Al solito non è che dobbiamo andare d'accordo con tutti, io sono la prima che non va d'accordo con tutti. Questa però voleva essere la mia riflessione, cioè dello scollamento tra reale e virtuale, e di come il virtuale può portare nel reale magari qualche difficoltà, qualche una cosa che veramente mi dà fastidio, che sento tantissimo ultimamente, è il vedere come facciamo un po' tutti le stesse cose, come ci presentiamo un po' tutti sul web. Mi ha colpito la pubblicità, mi pareva fosse della Tim, non sono sicura, presentava questa nuova offerta estiva per mostrare a tutti le stelle, che il cielo stellato, ecco, perché c'era super connessione, e questo mi ha fatto pensare al fatto che siamo effettivamente tutti lì a mostrare, a condividere, a far vedere la nostra giornata, a far vedere le nostre stelle o il prato di montagna come faccio io. E è perché ho letto un libro di recente a proposito del mondo virtuale e mondo reale, dove si sottolineava proprio questa cosa, che ultimamente ci sono delle emozioni condivise e che abbiamo difficoltà a riconoscere la nostra emozione in quel determinato momento se non andiamo a condividere quella determinata situazione e recepire quello che è giusto sentire in quel determinato momento dai commenti che riceviamo. E questa forse è una cosa su cui veramente fermarsi, perché se questa è la direzione in cui insomma ci stiamo muovendo, non lo so, cioè non è detto che sia necessariamente negativa, però è sicuramente diversa, è sicuramente un qualcosa su cui è il caso di chiedersi quantomeno è lì che vogliamo arrivare. Questa voleva essere la riflessione di oggi, adesso concludo. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù, se vi è piaciuto, pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché su questo canale affrontiamo gli argomenti più disparati. Se ne avete qualcuno che vi interessa particolarmente da suggerirmi, potete farlo qua sotto nella sezione commenti. Se vi interessa riflettere su argomenti vari, potete anche andarvi ad iscrivere, cliccare la campanellina per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.